E bella per tutti voi, bentornati in una nuova Retro Top 10 in collaborazione. Oggi con noi Francesco Sanseverino, che si è preso una pausa dal fare le maschere per doppiare questa Top 10. Come si dice? Omonimo. Comunque è quello. Numero Iacri! Qui hai messo Silent Hill 2. Vabbè dai, un super classico. Chi ha avuto la PlayStation 2 l'ha per forza di cose giocato, credo, perché... Beh, è uno di quei giochi non aver giocato, dai. Vabbè, ma Sansa ce l'ha un po' sta cosa. Il mio Sansa, scusa, perché poi magari se con la Play 2 c'avevo un rapporto così. Però vedi, a me sti cosi tremori che si muovono tutti mi facevano un panica tantissimo. Faceva cagare addosso parecchio. Poi, beh, ero abbastanza piccolo all'epoca, quindi... Penso che anche tuttora, comunque, questo effetto disturbante della grafica e tante altre cose... Ne sapevo. Ovvio, forse l'essere piccoli e non abituati a grafiche elevate alla fine anche poco ci spaventava, cioè. Però questo sì, effettivamente vabbè, ma poi questo effetto sporco proprio dava questa cosa figa. Già. Qui abbiamo Legacy of Kain: Soul Reaver. Beh, dai, un altro super must. Mi ricordo che avevo giocato la demo e boh, mi ero subito innamorato di poter trasformare le ambientazioni per poter scoprire i vari enigmi, le varie cose, mangiarsi le anime. Cioè, una di quelle cose che poi mi ha portato probabilmente a fare il make-up artist, le maschere e tanto altro, perché era una figata. C'erano i mostri, da piccolo mi scimmiavo troppo e quindi era una figata. Io penso è stato uno dei primi giochi storia che ho fatto su PC. A me ha sempre inquietato tantissimo il fatto che gli mancava la parte sotto della mandibola. Eh sì. è proprio mi inquietava. Era quasi disturbante. Era molto figo, veramente, veramente interessante. Soprattutto per l'epoca, cioè. Non era da poco. Un'esplorazione del genere, era tanta, tanta roba. Numerato! Resident Evil. Vabbè, Resident Evil l'ho messo principalmente perché è stato il primo gioco per la mia PlayStation che mi ha regalato mia madre. E è stato il primo gioco che mi ha regalato, avevo 12 anni, quindi io potete immaginare pezzo. Io che mi cagavo addosso. Io sto pezzo, non te gira. Potete immaginare che mi cagavo addosso. E io da quel periodo io uscivo fuori da praticamente il mio periodo in sala giochi, dove ero abituato a tutt'altro stile di giochi. Cioè io ero abituato che un pugno in faccia ti ammazzavo tra un po'. Qua invece era veramente survivor, era veramente tutto calcolato, sì. Ma poi anche la frenesia dei giochi in sala giochi proprio erano l'opposto rispetto appunto io non a Resident Evil. Ti giuro non me l'aspettavo totalmente a quell'età e sono rimasto scioccato. Ho giocato e ho spento, ho detto che cavolo è sta roba. Numero Z abbiamo Fallout 2. Tutti mettono il 3. Ecco uno che vabbè, mette il 2. Vabbè, perché tutti quelli che hanno giocato il 3 devono almeno una volta provare Fallout 2, perché è un super classicone e contiene tutta una serie di cose super fighe proprio a livello narrativo che vanno scoperte e vanno giocate, perché tutte le trovate del 3 sono copiate dal 2, quindi cioè tutto, ma dal presidente degli Stati Uniti americano che in realtà è uguale all'imperatore cinese che è un super computer, quindi tutte le stesse cose proprio cose copia e incolla. Ma no, è una cazzata, è una cazzata perché a livello di trama non cambia nulla, però è proprio una roba dove hanno preso proprio a pari dal 3 e dal 2. Poi il 2 c'ha un sacco di roba, puoi veramente fare un sacco di cose, trovare un sacco di cavolate, è fantastico. Numero 6! Qui abbiamo Shadow of the Colossus. Oh bello, questo è questo è molto poetico, veramente bello. Uno di quei giochi che ho comprato proprio appena uscito perché non vedevo l'ora di provarlo, perché mi piacciono questo genere di giochi qui, cioè molto poetici, con questa ambientazione, molto particolari, quasi muto, poetico, sonoro, fighissimo, veramente fico. Poi l'idea di cavalcare un gigante era una figata. Una cifra. Io pure mi fomentavo tantissimo. A me io purtroppo non mi ha mai attirato, sarò blasfemo, ma non lo so. Beh, non poi comunque, ripeto, è una cosa molto poetica, cioè alla fine sei quasi tu il cattivo che vai a ammazzare le creature, non sono le creature cattive che vanno a cercare te, quindi ha tutta questa cosa molto
molto particolare narrativa che è velata, ma che c'è, veramente fico. Abbiamo Oddworld e Odyssey. Vabbè, un altro classicone, questo principalmente perché dal punto di vista di design, delle ambientazioni, dei personaggi, le idee creative all'epoca erano veramente oltre, veramente molto molto avanti, e penso siano molto avanti ancora tuttora su molte cose che escono adesso. È veramente figo, uno di quei giochi che ho rigiocato poco tempo fa perché è uscito la... come si chiama? La versione remake, remasterizzata, remake. Merita un sacco, merita veramente un sacco, e sempre lo trovo sempre comunque originale, sempre nuovo, nonostante il 2D e nonostante un gioco comunque di... Ti piacciono le ambientazioni un po' dark? Abbastanza. Si vede. Numero 4. Abbiamo Uncharted 2, proprio di palo in frasca. Vabbè, questo invece è proprio tutto un altro genere. Questo invece per me è cinema, perché da tutti i punti di vista, dalla narrazione, personaggi, alle inquadrature che ci sono all'interno di questo gioco, per me è cinema. Io amo un sacco il cinema, e giocare questo mi ha proprio fatto provare di effettivamente giocare un film, perché tutto è estremizzato come fosse un super film hollywoodiano, dove fa esplodere tutto, prendi a pizza in faccia i nemici, a pesci in faccia, come ad esempio capitava nel terzo gioco, e no, è troppo divertente, mi sono piaciuti tutti un sacco, però questo in particolare aveva forse qualcosina in più che mi ha un pochettino... Infatti... Tutti osannano il 2 rispetto agli altri capitoli. Non che siano brutti, però dicono che il 2 è il migliore. È qui sul podio! Invece The Last of Us è palesemente un'evoluzione del gioco che abbiamo visto poco fa. E qua ha portato ancora più in alto proprio il livello narrativo e dei giochi. Cioè, alla fine hanno preso The Road, il romanzo / film, e ci hanno fatto un videogioco fantastico. Non posso dire altro perché cioè, chi non l'ha giocato deve giocarlo almeno una volta, perché merita veramente un sacco. Ma perché ci hanno fatto... Io non sapevo ci fosse basato, proprio nella mia ignoranza, non sapevo fosse basato su un film. Sì, o un romanzo. Cioè, palesemente ispirato a The Road. Tra l'altro il film con Viggo Mortensen, molto bello. Io ho letto il libro e il libro è ancora più figo, però il film comunque è una bellissima trasposizione. Ma quanto siamo ignoranti! Numero 2! Abbiamo invece Mass Effect, la trilogia. Tutti e tre. Vabbè, tutti una di quelle trilogie che mi è rimasta nel cuore negli ultimi anni. E boh, c'è poco da dire, cioè racconta tante cose. Per quanto poi il terzo capitolo, il finale, sia stato molto discusso, in realtà sto aspettando il quarto capitolo / nuova trilogia, perché voglio effettivamente capire dove poi sono voluti andare a parare nel terzo capitolo. Certo. Non so se li avete giocati, non so un po' le diatribe che non sono uscite fuori, però si è discusso Ho seguito tanto le diatribe, però purtroppo ho giocato solo mezz'ora al primo e proprio non riusciva a prendermi. Ma l'ho abbandonato. Perché il primo è così, appena superi quella mezz'ora diventa una bomba. Ok, allora gli darò un'altra possibilità. Prima posizione! Metal Gear Solid 1. Vabbè, adesso lo mettono tutti in prima posizione, ma qua, come sempre, c'è il lato narrativo dei videogiochi che, boh... Per quanto nasce. Poi, sì, ma per me è narrativa che poi diventa gameplay veramente figo, che diventa personaggi, cioè, e sono tante cose, che tra l'altro io all'epoca, quando ho giocato la demo, e qua avevo veramente 13-14 anni, vi giuro, mi aveva fatto schifo, ma non so perché. Ma perché non eravamo abituati. Non ero abituato, bravissimo. E invece, perché poi tutte le riviste dicevano: no, è un gioco da 10. L'ho giocato ho giocato la demo fino a bruciarla, finché mi ha detto basta, adesso ti compro il gioco perché non ne posso più che giochi solo un mese solo alla demo. Capolavoro. Bastasse così poco. Batman Arkham Asylum. Sono un super fan di Batman. Chi un po' mi segue lo sa, e quindi diventa un pochettino automatico. Diciamo che qua finalmente hanno preso un personaggio dei fumetti, ci hanno fatto un gioco da paura. Tutto qua. Cioè, non c'è da aggiungere altro. Hanno preso proprio i fumetti e ci hanno fatto il videogioco. Punto. Ci sta.
era veramente, veramente un fulmine a ciel sereno, come abbiamo già detto altre volte. Comunque, mi raccomando, passate per il suo canale, fa delle cose che tipo pazzesche. Mamma mia, che roba! Cioè, che tipo cade la mandibola. Però se volete poi mi fa una maschera lui per sistemare. Sistema il tutto. E per il resto, come funziona lo sapete, la scaletta è qui a fianco, i bottoni sono lì e... Bella per voi! Bella e grazie! Ciao ciao!